Bentornati nel mio canale YouTube e benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale voglio parlare un po' più dettagliatamente della Dash di Ubuntu Unity, ovvero della sua dinamicità che, passato un po' di tempo dalla presentazione al pubblico, incomincia ad apparire e farsi evidente. Cos'è la Dash di Unity? È semplicemente questa che appare quando cliccate il pulsante col simbolo di Ubuntu in alto a sinistra. Vedete che appare anche la scritta Dash sul pulsante. Questa è la Dash. Allora, la dinamicità, dicevo, dinamicità perché la Dash di Unity si basa per svolgere il suo lavoro su oggetti chiamati, su un paio di oggetti chiamati uno Lens e l'altro Scope. Che cosa sono le Lens e le Scope? Allora, un riferimento lo potete trovare qui, in una pagina wiki di Ubuntu che vi lascerò poi sotto il video nei commenti, come sempre. E comunque, riassumendo il tutto, una lens, tradotto letteralmente dall'inglese, significa lente, lente di ingrandimento, è un'icona e pagina specifica integrata nella Dash, ovvero, apriamo la Dash, la lens è questa è una lens, questa è un'altra lens, questa è un'altra ancora, eccetera, eccetera. Queste sono le lens, quindi sono quelle che all'occhio dell'utente, dell'utilizzatore, sono evidenti, si vedono e vengono usate direttamente dall'utilizzatore della Dash. Queste sono le lens, lenti. E visto che la Dash in fin dei conti è un meccanismo per la ricerca di qualsiasi cosa che ci sia sul computer o in rete, sul vostro PC o in rete, in un certo senso lens, lente, dà un po' l'idea della ricerca. Ecco, di solito il simbolo della ricerca è proprio una lente. Nelle icone di qualsiasi programma, se avete fatto caso, di solito la lente sta a simboleggiare la funzionalità di ricerca. E anche qui in Unity naturalmente non si sono scostati da questo standard, di fatto, e l'oggetto, appunto questi oggetti qua sotto, queste pagine della Dash, si chiamano lens, cioè lenti. Lenti di ricerca, ecco. Dietro le lenti, perché la lente di per sé è solo, diciamo, l'aspetto grafico della Dash, ma dietro una lente ci deve essere qualcosa, un motore di ricerca che faccia appunto la ricerca. Ed ecco che ogni lente è accompagnata da uno o più motori di ricerca che si chiamano scope. Ecco, scope letteralmente tradotto dall'inglese significa ambito e anche scopo. Ecco che i due oggetti diventano chiari nel loro insieme, la lente di ricerca e l'ambito di ricerca, quindi il motore che si occupa attraverso i parametri di ricerca forniti attraverso la lens, quindi l'utente fornisce i suoi parametri di ricerca in questo campo in alto dove c'è scritto cerca, a seconda della lens che sceglie, e appunto dietro poi, una volta che è stato scritto il parametro di ricerca, parte il motore di ricerca specifico, che è appunto lo scope che sta dietro la lens. Quindi il meccanismo della Dash dietro, tecnicamente così, c'è sempre una lens e dietro uno scope. Ecco, lo scope non è necessariamente uno a uno il rapporto, cioè una lens può avere anche più motore di ricerca dietro, più scope. Per esempio, una lens che ricerca immagini può avere uno scope per ricercare in shotwell, cioè nella banca dati locale delle immagini del nostro PC, ma anche per esempio per Picasa, per Flickr o per altre banche dati di immagini in rete, ecco. Quindi una lens possiamo benissimo cercare con una lens delle immagini che poi dietro lo scope può andare sì sul nostro PC locale, ma anche direttamente in rete in un nostro conto Picasa o Flickr, appunto. Ecco, questa è proprio la base teorica stringatissima che sta dietro questo pulsante di Dash, in poche parole. Ecco.
Il titolo di questo tutorial è Dinamicità della Dash. Perché dinamicità? Perché è possibile, quindi, avrete già capito, ampliare senza limiti, perché in realtà non, a meno del limite fisico della dash che ecco, più lenti si aggiungono, più bisogna capire graficamente come il gruppo designer di Canonical che prepara l'interfaccia deciderà di gestire questa cosa, perché una riga unica, più il tempo passa, più rischia di non essere sufficiente per gli utenti che usano tante lens, che se ne installano tante, quindi bisognerà vedere se creeranno un bordo più ampio per almeno due righe o se faranno qualcos'altro per poter farci stare più lens. Comunque, a parte questo limite grafico, in realtà tecnicamente non ci sono limiti ad ampliare le funzionalità della Dash creando, programmando, sviluppando sempre più lens e scope creati da sviluppatori che appunto hanno un interesse a dire a me farebbe comodo avere quella lens per cercarmele tal cose e lo sviluppatore se lo crea. Quindi virtualmente la Dash può essere ampliata all'infinito con tutte le funzionalità di ricerca che vogliamo, utilissime, utilissime magari una categoria di utenti, meno utile un'altra, ognuno si sceglierà poi le lens o le lenti da installarsi. Allora, la dash inizia, cioè iniziale che troviamo dopo l'installazione è questa intendo questa, quindi ogni volta almeno dalla versione di Ubuntu 11.04, quindi la primissima con Unity, fino all'attuale, almeno l'installazione della 12.04, cioè addirittura la futura di aprile, quando si installa a zero, Unity nuovo ha queste quattro lens di base. Cioè la casettina che è quella principale, quella globale, chiamiamola lente generica globale, che non ha uno scopo specifico di ricerca di un determinato settore, ma ricerca un po' dappertutto, quella che raggruppa un po' tutto. Poi c'è questa accanto con un righello, una matita e un pennellino, qualcosa del genere, un pennarello che simboleggia la lens specifica per la ricerca degli applicativi, dei programmi, delle applicazioni che avete sia installati sia proposti non ancora installati. Questo, che è un foglio di documento, indica la lens per la ricerca dei vostri documenti, sia quelli recenti, vi presenta sia quelli recenti che avete usato da poco tempo, sia quelli che avete sul PC, sia le cartelle standard, immagini, documenti, musica, eccetera, che ci sono nella vostra home di Ubuntu. L'ultima lens, simboleggiata da una nota musicale, questa è anche decisamente chiara come significato, serve a ricercare la musica sul vostro PC. Quindi vi permette di cercare esclusivamente, specificamente specializzata in musica. Questa è la base, la dash di base. Ma appunto io parlo nel titolo del mio tutorial corrente, parlo di dinamicità della dash di Ubuntu Unity, perché non è finita lì, anzi, è proprio adesso che gli sviluppatori ci stanno prendendo gusto a creare quasi ogni giorno una lens nuova con le idee anche più stravaganti, più carine, più simpatiche o più utili, e alla fin fine si stanno creando un bel gruppo di lens che alla fin fine verranno comode a una moltitudine di utenti, perché appunto i bisogni degli sviluppatori o la fantasia degli sviluppatori può venire appunto utile a chiunque. Facciamo qualche esempio allo stato corrente, perché io nella mia VirtualBox di Ubuntu 11.10 mi sono installato un tot di lens che adesso ci sono in rete. In rete intendo, attenzione, sia nei repository ufficiali del Software Center, di cui come vediamo fra poco una c'è già finita lì, quindi è già passata a essere una lens ufficiale, mentre le altre sono tutte presenti nei PPA, ovvero nei repository personali degli sviluppatori. Sapete che su Launchpad, quindi la piattaforma di collaborazione e sviluppo di Canonical, ogni sviluppatore può crearsi un suo PPA, un suo personal
Package Archive, quindi un archivio personale di pacchetti nel quale lui può compilare e presentare i pacchetti compilati del software, dei programmi che lui ha sviluppato. Ecco, quindi la maggior parte delle lens che io mi sono installato qui su un IRIC 1110 vengono da questi pacchetti degli sviluppatori, che per il momento sono appunto ancora nei repository personali degli sviluppatori e non sono ancora state, diciamo così, accettate nei repository ufficiali. Sicuramente in futuro le lens che si riveleranno più stabili, più utili, più ricercate, man mano passeranno sicuramente ad essere ufficializzate, come già una appunto che adesso dirò fra poco, e quindi avremo sempre meno bisogno di questi archivi personalizzati degli sviluppatori, perché appunto le lenti più comuni, le lens più comuni e gli scopi comuni sicuramente saranno messe nei repository ufficiali, non dovremo installare nulla di più per poterli avere a disposizione. Ora facciamo una breve carrellata ora, delle lens che ho appunto installato, e vediamo un po' nella mia installazione, lo stato corrente, che cosa ci troviamo. Allora, passiamole a una a questo punto, quindi apro la dash. Allora, lens principale, che io la chiamo così, che è questa, la casettina, questa qua, ampliata con calcolatrice previsione del tempo. Ecco, con questo intendo dire che calcolatrice previsione del tempo non hanno aggiunto simboli, iconcine qui in basso, ma sono degli scopi integrati direttamente nella lens già presente della casettina principale. Come funzionano? Semplice. La calcolatrice è banale, se io faccio 12 più 11, ecco qua, ormai tenete sempre presente che sto usando una VirtualBox e la macchina è un po' stressata per la registrazione del video, quindi è un po' lenta. Purtroppo c'è poco da fare qui, dobbiamo solo aspettare che reagisca. Mi spiace, ecco qua. Oh, mi spiace sempre un po' che sia così lento, che vi dà sempre un'idea un po' così di lentezza, ma vi assicuro che tutto l'insieme del mio sistema, bisogna avere un attimo di pazienza, una volta che è partito poi funziona. Vedete, allora 12 più 11, 23. In realtà questo scope che sta dietro la calcolatrice, quando vede che nel campo di ricerca c'è un calcolo plausibile, quindi che può essere svolto, richiama la calcolatrice di GNOME, quella normale, e poi sotto ci mette il risultato del calcolo. Ecco, la calcolatrice, che naturalmente può essere anche scientifica, se io faccio, che so, seno di 35 gradi o radianti, lui mi ritorna il risultato di questa funzione trigonometrica. Posso anche fare radice quadrata, scritto sbagliato, di 144, mi torna 12, eccetera, eccetera, eccetera. Come usare la calcolatrice? Praticamente lui sfrutta il motore della calcolatrice, quindi anche le parentesi, più 5, chiusa parentesi, diviso 56, ecco il risultato, e voilà, e questa è la calcolatrice. Se non si installa quello scope della calcolatrice, naturalmente la lens qui della casettina non fa calcoli, anche se ci provate nella struttura base, appena installato Ubuntu, ecco così, appena installato, se mettete un calcolo non succede nulla, perché non c'è dietro questa conoscenza da parte della dash. Io l'ho installato e adesso ce l'ha, quindi so che posso schiacciare semplicemente la dash, ho bisogno di un calcolo e me lo fa. Ecco qua. Poi parlo anche di previsione del tempo. Ecco, un altro scope che è stato aggiunto dietro questa lens è la ricerca di una località, e lui ritorna lo stato del tempo in questo momento. Quindi se faccio New York, United States of America, alle 15:45, ora immagino locale, qui mette fuori i gradi sia in Celsius sia Fahrenheit, e il vento, chilometri orari del vento.
facessimo clic sulla mappa, qui sulla prima icona con la mappa, si apre il vostro browser, il navigatore internet, si posiziona in Google Maps e vi fa vedere dov'è New York. Questo vale anche per, che ne so, boh, proviamo a scrivere Zurigo in italiano. Francamente non lo so se funziona in italiano, se funziona solo in inglese. Vedo che non risponde, quindi proviamo in inglese. Ecco qua. Sa che per il momento, o magari per sempre, chi lo sa, dipende dagli sviluppatori, bisogna inserire le località e eventualmente il paese per dire dove, cosa si sta cercando nel mondo in inglese. E vedete, viene fuori questa ora locale, vedete che rispetto a New York adesso vengono fuori le 21:46, che siamo qui in Svizzera. Non c'è vento, sono 0 gradi Celsius, 32 Fahrenheit. Ecco, avete capito, quindi basta che mettiate la vostra località. Adesso non so, potete anche metterne Milano, vedete in inglese. Se metto in italiano non risponde, se metto la dicitura inglese riconosce già che Italia, non c'è neanche bisogno di mettere Italy, è superfluo. Comunque anche Milano, vedete, meno 3 gradi, nebbia. Ok, quindi questi, c'è un pacchetto che si installa e aggiunge, tra virgolette, intelligenza alla lens principale con la casettina, e questo l'avete visto. Poi c'è una lens per i contatti che io ok, a parte quella standard delle applicativi, che naturalmente non la spiego perché esiste già nell'installazione di base, quella che cerca gli applicativi, ce n'è una qui che simboleggia una personcina stilizzata che cerca i contatti. Ecco, io non posso far vedere il contenuto perché immagino, l'ho installato, ma immagino che cerchi contatti, penso in Thunderbird, nel client di posta locale, e non cerchi contatti in rete o nei vostri Google, Gmail, non credo, almeno non ancora, ecco. Potrà probabilmente essere ampliato in futuro, ma per il momento è vuota. Comunque sappiate che c'è anche questa lens. Se avete installato il client di posta con una rubrica, probabilmente a voi verranno fuori dei contatti sicuramente. Poi ricerca lens per ricerca domande e risposte di Ask Ubuntu. Ecco, questa qui è l'unica lens che per il momento è già ufficiale, tra virgolette, già nei repository che trovate nel software center di Ubuntu, senza dover installare nessun repository personale degli sviluppatori. Quindi questa l'ho installata dal software center e permette di ricercare fra altri siti anche Ask Ubuntu, appunto, oppure Stack Overflow e tanti. Vedete quanti siti qui che ci sono e quante categorie che ci sono per poter cercare. Però ecco, Ask Ubuntu è quella specifica di Ubuntu, è quel sito specifico dove voi potete fare domande e attendere risposte, rispettivamente cercare risposte già date. Magari vi posso mostrare, perché no, io ho già aperto il browser. Poi per il finale del tutorial avevo già aperto il browser posizionato su certe cose, però sperando che non ci metta troppo. Ask Ubuntu, questo è un sito molto 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 fornito, è molto completo, quindi a tutti gli utilizzatori vecchi e nuovi di Ubuntu che vogliono sia fare domande sia cercare risposte, consiglio sicuramente di tenersi, di salvarsi questo indirizzo internet, perché Ask Ubuntu è veramente, con il metodo, diciamo, di lavoro delle pagine internet di Stack Exchange, che ha avuto molto successo, è proprio un sito di domande e risposte strutturato proprio per favorire domande e risposte, che è diverso da un forum dove chiunque può scrivere quello che vuole. Qui è proprio strutturato e forza proprio dare domande e risposte. Si dà anche un valore a chi risponde,
quindi la persona può avere più o meno valore, tra virgolette, in punti. Se uno risponde bene, sarà una persona più affidabile. In questo ambito, ovviamente, eh? E se non risponde bene o se non risponde avrà meno punti, eccetera, eccetera. Come così, anche le domande e anche le risposte possono ottenere punteggio da chi dice, da chi le vota, cioè se una risposta è stata utile a tanti, verrà votata per tanti, da tanti. Ecco, vedete, ci sono già tantissime, è un po' di tempo, già più di un anno e mezzo che attivo questo specifico sito di Stack Exchange per Ubuntu, scusate, e le domande e le risposte sono accumulate molto rapidamente, ce ne saranno sicuramente già migliaia, quindi potete cercare nel sito, eccetera, eccetera. Ecco, questo è Ask Ubuntu, ve lo consiglio caldamente. Ok. Torniamo, ce la faccio? Sì, torniamo, ecco, la pagina vuota che è meglio, quindi Ask Ubuntu, questa qui la troviamo, come vi farò vedere verso la fine del tutorial, direttamente nel Software Center. Andiamo avanti, c'è anche una lens per la ricerca di oggetti grafici che è questa. Ah, quindi l'Ask Ubuntu, ecco qui avevo già preimpostato una ricerca tipo Restart Compiz, che è il motore grafico con l'accelerazione grafica e gli effetti grafici che sta dietro Unity. E qui vedete ci sono la risposta di questa lens è suddivisa in domande con risposte accettate, cioè confermate che sono valide, domande con risposte non ancora verificate e domande senza risposta. Ecco, molto comodo nella dash, quindi invece di aprire il browser e andare nel sito Ask Ubuntu, se volete avere un'interazione di tipo ricerca per trovare qualcosa velocemente, basta che aprite la vostra dash e iniziate a cercare, eh? E la dash funziona sempre nello stesso modo, vedete, cancello il campo, do una nuova ricerca e lui di conseguenza lo scope che sta dietro questa lens fa in modo di andare a recuperare risultati, se ce ne sono di più, track. Ecco, poi si clicca e si aprirà il browser, il navigatore internet o browser posizionandosi in Ask Ubuntu con la relativa domanda e risposta. Molto comodo. Poi Lens per la musica ampliata con ricerca su Groove Shark. Ecco questo. No, oh, scusate, ne ho saltata una. Ricerca di oggetti grafici come gradienti e icone. Ecco, dopo l'Ask Ubuntu c'è quello standard, la lens standard per la ricerca dei vostri documenti più recenti, gli scaricati, le cartelle, eccetera, eccetera. E poi c'è questo qui, questa lens simboleggiata da un carattere, una A, perché ricerca anche forse anche i font, certo, o ricercherà anche i font, vediamo un po'. No, niente font, però è simboleggiato da una A un po' decorata, voilà. Ecco, qui avevo già pre-ricercato disco, e lui cerca design che abbia a che fare col disco, cioè opere grafiche, diciamo così. Se si clicca poi si apre il browser dove c'è la pagina, dove c'è questa immagine, le palette. Ecco, palette sono o gradienti o insiemi di colori che hanno a che fare un po', come dire, sono degli insiemi di colori predefiniti che possono essere usati in programmi grafici tipo Inkscape o GIMP o GIMP, come volete chiamarlo. Ecco, infatti se faccio clic su una di queste palette dovrebbe aggiungersi automaticamente, per esempio a GIMP se installato, e poi ve lo ritrovate disponibile in GIMP. Poi qui col pennello o la matita in GIMP cliccate su uno dei colori e potete usare questi colori. Sono dei colori preconfezionati e preparati in cosiddette palette, perché sono, vedete, sono 5 o 6 o non di più, delle palettine, delle scelte di colori, di tinte, di tonalità preconfezionate. Qui ce ne sono poi anche altri. Adesso, cosa hanno a che fare col disk e perché hanno dentro nel nome disk, come potete vedere,
compact disc, puoi metterci dentro un azzurro che simula il colore argento di un disc, non lo so, sono gli autori che li hanno chiamati con dentro disc da qualche parte, avranno a che fare con disc in un qualche modo. E poi le icone, ecco, forse le più evidenti e interessanti da capire, a parte per i grafici, questi saranno chiarissimi, le palettine. Vedete, ci sono delle icone di CD o DVD o dischi, floppy. Se avete bisogno di un'icona, non sapete cosa fare, se non volete disegnarvela voi, insomma, ci sono gli specialisti. Vedete, qui c'è un'ampia scelta. Si può cliccare anche su More Results, cioè più risultati. E lui va avanti a cercare e prende un'altra fetta di risultati. Ecco. Disc. Quindi qui una palettina dedicata, una lens dedicata a cercare quello che io ho chiamato qui oggetti grafici, perché sono categorie miste, ecco, le palette, quindi dei colori, pennelli, icone e design, che sono io chiamo opere grafiche, insomma delle composizioni grafiche, ecco. Voilà. Poi appunto la lens per la musica ampliata con ricerca su Groove Shark. Perché ampliata? Perché quella della musica è una standard che c'è già e vi cerca la musica che avete sul vostro PC. Io qui in VirtualBox non ho musica locale, però vedete che se cerco Johnny Cash mi escono vari album, dischi che hanno a che fare con Johnny Cash. Eccolo qua, Essential Johnny Cash, eccetera, eccetera. Se si clicca si apre il browser. Si posiziona nel sito di Groove Shark e vi presenta il contenuto o la musica o la canzone specifica. Naturalmente vedete che la lens della musica ha già i suoi filtri, aveva già prima, e si applicano anche a questi contenuti. Voi cercate sempre lo stesso sistema. Quella che io parlo, indicato nel mio titolo di tutorial come dinamicità della Dash, sta proprio qui, è potente come strumento, come base di lavoro, perché lavora sempre allo stesso modo, c'è sempre un campo di ricerca, voi siete liberi di cercare, e a seconda della lens che è specializzata in cercare qualcosa, vi ritornerà il risultato. Davvero notevole come praticità. Basta un clic sul tasto super della vostra tastiera, vi si apre un mondo praticamente che può essere ampliato all'infinito. Andiamo avanti, ricerca delle immagini conosciute da Shotwell o pubblicate su Flickr, ecco lo stato corrente, c'è anche una lens con la simboleggiata dalla macchina fotografica che ricerca sia le immagini conosciute a Shotwell. Shotwell è il programma standard installato per difetto per la gestione delle immagini. Questo Shotwell categorizza automaticamente l'immagine, potete metterci le etichette, eccetera, eccetera. Lui si aggiorna, aggiorna una sua libreria dove appunto conosce queste immagini. Ecco. Questa lens ha dietro uno scope che va a leggere questa libreria di Shotwell e vi presenta le immagini conosciute. Naturalmente nella VirtualBox qui ho solo queste tre immagini, però giusto per far vedere il contenuto, vedete, ve le mostra. E se avete un account su Flickr, che sapete è un sito famoso concorrente, diciamo così, di Picasa e di tanti altri per la pubblicazione di immagini, di fotografie personali che possono essere sia private che pubbliche, ecco qui c'è un pulsante, un'icona che vi permette, cliccando, di aprire il sito di Flickr, di connettere, e poi dalla volta successiva lui conoscerà che la lens conoscerà che dovrà accedere a quel tale account di Flickr, e la ricerca varrà anche per quello che io non mi sono connesso, però è un po' come qui dove si va in Groove Shark a cercare la musica, anche qui andrebbe su Flickr e in locale a cercarvi le immagini. Abbiamo quasi finito per il momento di ricerca torrent, ecco questo qui con il simbolo un po' come il transmission, il programma standard installato per difetto per scaricare i torrent, i file torrent, questo un po' questo simbolino qui che lo si riconosce, anche qui è stessa cosa, va in rete, non so più su quale sito, se il Pirate Bay, o non so più quale sia. Comunque, se voi cercate qualsiasi cosa di torrent, verrà appunto ricercato i torrent che trova
vedete Fringe, per esempio, cerco delle serie televisive, ma poi uguale, potete cercare anche Ubuntu, ci saranno dei CD, dei torrent da scaricare con le immagini di Ubuntu, che so. Ecco, vedete Fringe, ce ne sono tanti, eccetera, eccetera, more result, schiacciate qui, vi dà ulteriori risultati, eccetera. E qui appunto se cliccate, si apre il gestore dello scaricamento dei torrent, il programma che permette di scaricarli, ve li scarica. Poi, Lens per ricerca video su YouTube, anche questo è un po' grezza ancora perché non funziona proprio sempre. Già qui ho messo una nota perché per farlo funzionare come si deve, come ci si aspetta, deve essere attivato forzatamente questo filtro, almeno uno di questi filtri, perché sennò non torna a risultati coerenti con la ricerca. Se io cerco Ubuntu, un classico, mi mostra i video su YouTube che sono stati pubblicati man mano nel tempo che hanno a che fare con Ubuntu, i vari tutorial, presentazioni, vedete questi qui, multischermo, gestione multischermo. Se ne avete pubblicati anche voi, basta che cercate un po' più precisamente di Ubuntu e ve li trova. Naturalmente, vediamo un po', se cerchiamo quegli ultimi che ho pubblicato io verso Ubuntu, ecco, verso Ubuntu 12.04, questi sono i miei video, sono attualmente sul mio canale YouTube, vedete che li trovo ovviamente, che va proprio là a cercarli, verso Ubuntu 12.04, voilà. Ecco, cliccando dovrebbe aprirsi il VLC, il media player o il browser se non c'è un media player, però ci ho provato prima, non funziona. Non so bene se è un difetto solo mio qui o se è un difetto della lens che è troppo giovane, appunto un po' grezza come ho detto, però se non altro almeno funzionare all'interno della dash funziona, vedete che funziona anche bene. Poi l'ultima è una lens, diciamo così, a luci rosse, che per dovere di cronaca io ve la presento. È una lens dedicata alla ricerca di contenuto per adulti, contenuto pornografico praticamente. Ecco, io non voglio urtare la sensibilità di nessuno perché questi argomenti sono recepiti in modo diverso da persona a persona, ma per dovere di cronaca, e siccome questo è un canale tecnologico dedicato ad Ubuntu, e è stata sviluppata questa lens, che sicuramente basta una semplice ricerca in rete, chiunque la trova, anche se non se ne sentiva la mancanza perché questo tipo di contenuto si trova in rete in altre centinaia di modi, comunque per dovere di cronaca io vi mostro che c'è anche questa, col classico simbolo della X, ha anche un suo filtro per cercare, diciamo così, le varie specialità. Io ho messo apposta una parola che non torna nessun contenuto per evitare di far tornare il minimo contenuto, così stiamo nei minimi termini. Ripeto, per non urtare la sensibilità di nessuno, sappiate che c'è anche questa lens, quindi a riprova che Unity Dash non ha limiti, ci può essere la lens molto utile e pratica, come la lens così di dubbia utilità, però da che mondo è mondo c'è anche questo ambito e la lens è arrivata. Ecco, ho concluso il giro delle lens che io ho installato, ce ne sono qualcun'altra in rete qua e non le ho trovate. Non ho cercato più di tanto neanche negli archivi personali su Launchpad per cercare qualche lens in più. Mi sono accontentato di queste che erano già un bel gruppetto, giusto per mostrare a voi come la dash dalla sua forma standard può essere ampliata infinitamente a seconda delle necessità. Ecco, per concludere vi lascerò comunque questi link nei commenti sotto il video, ovviamente, però vi posso mostrare comunque che quello che ho detto è vero, nel senso che nel Software Center si trova la Ask Ubuntu Lens, che è poi quella che vi ho mostrato del sito delle domande e risposte. Questa è già
appunto quella ufficiale nel software center. Per quanto riguarda le altre, invece, sono andato su Launchpad nella pagina che permette di ricercare gli archivi PPI, Personal Package Archives. Si mette dentro Lens nel campo di ricerca e vengono tornati un tot, un certo numero di archivi personali, fra i quali quelli specificatamente che ho usato io sono questo, che è questo, dove c'è la lente, YouTube, video, i contatti, e soprattutto questo, che è quello tra virgolette ufficiale di chi crea gli scope e le lenti e le lens. Vedete, ce ne sono dentro molti di più. Questo qui si è formato un gruppo spontaneamente dove si aggiungono man mano lens e scope che vengono creati, ed c'è un bel gruppetto. Ecco, questi sono quelli che ho usato. Spero che questo tutorial vi sia risultato interessante, soprattutto anche in prospettiva futura della vostra, spero, installazione di Ubuntu in aprile, così saremo sempre di più a usare questo fantastico sistema operativo con questa, secondo me, sempre più valida interfaccia grafica, interfaccia utente. Vi ringrazio per l'ascolto, la pazienza e l'avermi seguito come sempre, e vi aspetto al prossimo tutorial.